Quali sono le prime tre cose che dovrebbe fare un sindaco? Secondo me dovrebbe pensare più che altro al benessere dei cittadini, ascoltare più che altro cosa vogliono i cittadini e la terza essere onesto. Mi prendete alla sprovvista, non saprei. Che sa fare un sindaco? Tutte cose che sa fare un sindaco veramente. Le strade devono essere pulite, perché noi siamo straniere e credo che le strade, me qui a Modica sono pulite, ma non a Vittoria. La viabilità, il sociale e lo sport. Aggiustare le strade, aiutare i poveretti, giusto? Come dovrebbe fare? Posso prendere lo stipendio doppio loro se ne devono prendere di meno loro? Un sindaco, l'onestà, la trasparenza e la correttezza istituzionale. Dovrebbe cercare di ascoltare di più le esigenze dei cittadini. Dare lavoro, fare, che so, dei giochi in piazza per i bambini, che so, movimentare un po' la situazione. No. Sistemare tutto il centro storico, perché è abbandonato a se stesso. No, non ho capito. Che cosa deve fare? Il sindaco, giustare la città di Modica, la circolazione e le strade. Non lo so. Bella domanda. Quindi stiamo parlando di una persona che dovrebbe voler il bene per la propria città, il cittadino, che dovrebbe essere felice di svegliarsi al mattino e vedere che i trasporti pubblici funzionano, che i bimbi hanno una buona istruzione, che sono ben accolti nel loro luogo e nella loro città. Beh, un sindaco dovrebbe avere le qualità di un genitore. Però ha tantissimi bambini, perché in una città ce ne sono tanti, dovrebbe accudire di più, accudire la città, accudire i propri figli, accudire i grandi, gli adulti, gli anziani, e quindi dovrebbe mettersi un po' più di impegno. Essere a disposizione sempre della comunità. Organizzare la città. Non lo so. Non lo so, io non sono di qua, no? Oddio, per favore no. Ma di essere buono, magnanimo con tutti, o no? Sì. Ok, ciao. Camminare per la città sempre. Incontrare la gente. Seconda cosa, incontrare la gente. Terza cosa, cambiare mestiere. E rendere più bella la città, più alla portata anche di tutti, anche delle persone con disabilità gravi. Che avesse una capacità di visione, una capacità di futuro, di visione del futuro, di un immaginario bello per una città come Modica, che è così bella. Ricordiamoci che è una città poetica, che ha un premio Nobel, è nato a Modica, no? Quasimodo. E quindi c'è un aspetto poetico che in questi anni è stato un po' lasciato da parte, e sarebbe bello che ci fosse un sindaco capace di un pensiero anche poetico, non solo di aggiustare le cose che sono rotte, di amministrare le piccole cose di tutti i giorni, ma con una visione un po' più lontana.